Buongiorno a tutti, oggi vorrei affrontare come discorso per il poker coaching la fase bolla. Allora, in pratica la fase bolla è una fase molto importante in quanto è il momento del torneo in cui si va o non si va a premio. Ci sono vari modi per affrontare la fase bolla e questo, diciamo, dipende molto dal tuo stack e anche dal tipo di avversario che ti ritrovi al tavolo. Diciamo che allora, partendo con quando abbiamo uno stack bello grosso e abbiamo giocatori che comunque al tavolo sono short o sono scarati, ossia vogliono arrivare a premio, bisogna aggredire il tavolo anche aprendo mani marginali. Dobbiamo appunto cercare di mettere pressione ai nostri avversari, appunto individuare quali sono quelli che hanno paura di questa fase in modo da aumentare il nostro stack, spesso uncontested, quindi senza andare a girare le carte sul board. Poi, diciamo, esiste una fase in cui uno stack intermedio, qua bisogna vedere un attimo come bisogna affrontare il tavolo. Allora, diciamo che se si vuole arrivare per forza premio, diciamo che è meglio, diciamo, chiudersi e cercare di giocare solo gli spot favorevoli, quindi carte buone, mentre se invece non si è impauriti da fare l'uomo bolla, direi che quindi allora possiamo anche mettere pressione al tavolo, far capire di non avere paura a uscire anche prima dei premi. Mentre per gli short stack invece è molto importante capire con quali mani andare all-in, perché sbagliando mano per andare all-in regaliamo appunto soldi al tavolo, alla gente che, diciamo, anche degli altri tavoli, perché questo si chiama ICM, modello Independent Chip Model, e diciamo che sbagliare uno shove regala soldi al tavolo, agli altri tavoli, agli altri giocatori sugli altri tavoli, perché nel momento in cui tu sbagli lo shove e vieni eliminato, stai regalando la possibilità a giocatori più short o col tuo stesso stack di andare a premio, mentre tu sarai l'uomo bolla.